Allora, adesso siamo qui con Carlo, che è mio fratello, Carlo Merini, e ci racconterà brevemente la storia delle cave e altre cose anche molto interessanti. Buongiorno a tutti, come ha detto Anna, sono l'amministratore della società delle cave Merlini, una società che è attiva sul territorio dal 1962 e ha vissuto dal 1962 ad oggi una storia importante. A me piace sempre considerare il fatto che questo tipo di attività, cioè l'attività estrattiva in falda, inizialmente crea degli impatti importanti sul territorio, quindi è un'attività industriale e produttiva a tutti gli effetti che determina nel nostro caso specifico il progressivo ampliamento di un laghetto inizialmente che poi può occupare nel tempo, con lo sviluppo dei processi produttivi, dimensioni anche importanti. La nostra esperienza principale che abbiamo vissuto con una serie di generazioni, perché io sono la terza persona che si occupa di questo progetto industriale che chiamiamo Cave Merlini, ha iniziato nostro nonno nel 1962, ha proseguito l'attività nostro padre, sono subentrato io adesso a nostro padre per un periodo, per i prossimi anni. Dicevo che l'esperienza principale è stata la verifica delle problematiche, soprattutto di tipo ambientale, che la società ha dovuto affrontare in questi anni. Cosa intendo dire? Da un impatto iniziale, le normative anche di settore hanno previsto una serie di interventi volti a mitigare questi impatti, e questi interventi sono stati realizzati nel corso del tempo. Quindi possiamo dire che dalla necessità di costruire un quadro che possiamo definire ambientale, è intervenuto successivamente una situazione nuova che richiedeva la necessità di utilizzare, passatemi pure questo termine, di utilizzare questo quadro ambientale per delle finalità. Finalità sono finalità di compensazione, quindi finalità tipicamente ambientale, ma abbiamo cercato di fare un passaggio successivo cercando di restituire al territorio una funzione anche sociale, permettendo lo svolgimento di una serie di attività che altrimenti non sarebbero state possibili. Sostanzialmente noi possiamo osservare nella vita di un'attività come la nostra e nell'arco di tempo in cui questa attività è stata svolta tre momenti. Un momento economico iniziale, un momento, come dicevo, successivo ambientale, che è una conseguenza degli impatti creati, e un momento sociale, che è l'utilizzo di questo modello ambientale, di questo quadro ambientale, lo abbiamo definito, per soddisfare dei servizi. Una cosa però importante, questi tre momenti sono fortemente collegati tra di loro, sono interconnessi. È sbagliato oggi pensare che il momento economico sia dissociato dal momento ambientale, il momento ambientale sia dissociato dal momento sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno determina lo sviluppo del successivo. Quando le attività vengono svolte correttamente e nel tempo si inizia ad innescare questo processo, che può anche essere un processo virtuoso, allora si osserva una sorta di circolarità dove l'aspetto economico e produttivo, fino a quando possiede la possibilità di continuare a svolgere la propria attività compatibilmente con l'ambiente che viene interessato, può essere di supporto e sostegno a quello che è un successivo e ulteriore sviluppo ambientale, o anche il sostegno di tutte quelle attività sociali che possono essere portate nel territorio. Però deve essere chiara una cosa, ci deve essere anche una strategia parallela molto chiara, dove uno dei primi punti, uno dei primi aspetti da considerare è la separazione fisica tra quella che è il contesto produttivo, che inizialmente occupa, diciamo, tutto, perché inizialmente una cava, dall'esperienza che abbiamo visto, è una parte produttiva del territorio. Con lo svilupparsi dei processi produttivi le aree si ingrandiscono, e allora se si vuole procedere verso una riconversione ambientale, ma possiamo dire, abbiamo detto, anche sociale, è fondamentale garantire la dicotomia degli spazi. Quindi spazi separati che consentono lo svolgimento, e qui dico anche provocatoriamente, anche contemporaneo, di queste realtà, la realtà produttiva e la realtà economica. Io sono fortemente convinto che se le cose sono fatte bene, la realtà economica è propedeutica, fondamentale e necessaria, sia per quanto riguarda la realtà sociale, che si sviluppa solo alla fine dei progetti che possono essere presentati, ma anche dello sviluppo ambientale, la compensazione ambientale che si può portare nel territorio con questa attività.
Perfetto. E per concludere, volevo sapere, Carlo, quale tipo di attività sociali, appunto, cos'è che si fa nel lago oltre alla produzione? Raccontaci proprio brevissimamente che allora, cosa... Allora, noi abbiamo realizzato un progetto che abbiamo chiamato Progetto Natura Boscaggio, che prende il nome dalla località in cui anche l'attività produttiva è nata, località Il Boscaccio si chiama, no? E abbiamo cercato di portare avanti un minimo comune denominatore per tutte le attività che nel tempo abbiamo sviluppato e abbiamo sperimentato. Il minimo comune denominatore si chiama ambiente, cioè nella scelta delle attività noi chiediamo proprio, pretendiamo che le attività siano compatibili con l'ambiente creato, cioè un'attività sociale non può andare a discapito di una compensazione ambientale realizzata nel territorio. Da qui la necessità e da qui anche il fatto che sono state realizzate attività prevalentemente di natura didattico-sportiva e anche, se vogliamo, sociale, di intrattenimento, attività legate ad eventi in senso generale. Però ciò che è importante capire è che ogni evento richiede la necessità di essere programmato. Poi, all'interno del momento in cui si svolge l'evento, che può anche essere una manifestazione, si realizzano, si soddisfano le esigenze di quel momento lì. Però la nostra strategia, il nostro progetto, la nostra idea è quella di realizzare un progetto finalizzato a soddisfare un certo numero di esigenze che comunque sono accomunate dal rispetto dell'ambiente, dalla necessità di mantenere integro questo ambiente e quindi, da un punto di vista pratico, anche una valutazione attenta degli impatti che la frequentazione delle aree determina sul territorio creato e recuperato.